Ciao a tutti. Sappiamo tutti che la musica fa parte integrante della vita dei brasiliani. Samba, bossa nova, sertanejo, musica africana, forró, lambada. Possiamo benissimo dire che la musica brasiliana è fatta di tante musiche. E la musica qui la trovate dappertutto, nelle strade, a casa di amici o parenti, nei negozi, negli uffici, ma anche nelle movenze, nel modo di parlare, di camminare o di festeggiare. A volte questo può anche dare un po' fastidio, perché come ho detto, in qualunque posto voi andiate ci sarà sempre della musica e a volte anche a un volume piuttosto alto. Quindi trovare un po' di pace, un po' di silenzio, vi assicuro, qua in Brasile è un po' difficile. Però come abbiamo detto, la musica fa parte proprio del Brasile e dei brasiliani. Ma che tipo di musica si ascolta qua in Brasile? Il samba, voi direte. Beh, certamente sì, il samba è forse la musica più conosciuta, più famosa del Brasile, ma non è certamente l'unica. Andiamo a vederne qualcuna. Beh, il primo in assoluto è il sertanejo. Che è certamente la musica più popolare e più ascoltata qua in Brasile. Questo stile, che è molto simile al country americano, ha avuto origine in stati come Goiás, Minas Gerais e San Paolo, dove i contadini e gli allevatori si riunivano per poter cantare insieme, accompagnati da una chitarra. Una delle caratteristiche del sertanejo è che la maggior parte degli artisti sono in coppia. Possiamo dire che esistono due tipi di sertanejo. Il sertanejo raiz, che è quello più antico, più classico, e dopo c'è il sertanejo universitario, più moderno, con l'aggiunta di ritmi anche di altri generi musicali. Alcuni cantanti famosi del sertanejo raiz potrebbero essere Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Rio Negro Solimões e Sergio Reis. Mentre Michel Teló, Paula Fernandes, Victor e Leo, Bruno e Marrone, Cesare Menotti e Fabiano e tantissimi altri fanno parte del sertanejo universitario. Altro genere molto famoso e molto ascoltato qua in Brasile è quello che viene definito MPB, cioè musica popolare brasiliana, quindi musica popolare. È forse il genere di musica dove gli artisti sono, come possiamo dire, più conosciuti internazionalmente. L'MPB possiamo dire che sia un derivato della bossa nova, di solito caratterizzata da canti di tipo sociale e con strumenti tipici brasiliani. Alcuni cantanti famosi di questo genere potrebbero essere Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, e tanti altri come Marisa Monte, Anna Carolina, che io adoro in assoluto, Seu Jorge, e ce ne sono ovviamente tantissimi. Ma come ho detto all'inizio, forse la musica più famosa in assoluto brasiliana è il samba. Samba e pagode, che è una derivazione del samba, diciamo un genere di samba un pochino più moderno. Il samba è nato a Salvador di Bahia, ma è a Rio de Janeiro che si è praticamente sviluppato, cresciuto, reso più famoso. Alcuni dei rappresentanti di samba più famosi, e ovviamente ce ne sono un'infinità incredibile, potrebbero essere Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Tiaguinho, Fundo de Quintal, Diogo Nogueira, Martinho da Villa e tantissimi altri. Altro genere molto apprezzato qua in Brasile è il forró. Il forró, come il samba, è sia una musica che un ballo. Infatti, il forró è praticamente un ballo del Nord-Est, un tipo di musica del Nord-Est. Se dovessimo fare un paragone molto approssimativo, potremmo dire che il forró potrebbe corrispondere al liscio che c'è in Italia, giusto per darvi un'idea. Il forró può essere ballato in diversi modi, ovviamente.
Ma la cosa che lo contraddistingue maggiormente è il forte contatto fisico. Il Farò è nato per le feste, con canzoni eseguite sempre con la fisarmonica e diverse percussioni. Il Farò si può presentare in diversi modi. C'è quello che si chiama sciote, che è un ritmo più lento, più romantico. Poi c'è quello che si chiama Bayon o Sashado, che ha un ritmo molto più veloce e difficile da ballare. Oppure c'è la quadriglia, che è la danza tradizionale della festa giunina, una festa che si svolge qua in Brasile, in tutto il Brasile, nel mese di giugno. Alcuni dei più famosi Forró Zeiros, così sono chiamati i gruppi che suonano il forró, sono i Falamansa, Bicho de Pé, Circulado de Foló e alcuni artisti solisti come Alceo Valença e Luiz Gonzaga. Altro genere di musica molto ascoltato qua in Brasile è il rock. Esistono diversi gruppi o cantanti rock brasiliani, alcuni che fanno un rock molto pesante, il classico heavy metal, altri che fanno un rock già un pochino più melodico, però effettivamente ce ne sono tanti ed è un genere anche questo molto appunto ascoltato qua in Brasile. Potremmo dire che il rock brasiliano è nato più o meno negli anni 80 a Brasilia e a San Paolo, ma poi ovviamente si è esteso in tutto quanto il paese. Alcuni gruppi rock brasiliani molto famosi potrebbero essere i Paralamas de Successo, Titas e Shank, ma artisti come Charlie Brown Jr., Pitty e CPM22 sono anch'essi molto apprezzati nel mondo della musica brasiliana. E per ultimo non possiamo certamente non parlare del funk brasiliano. Non fatevi ingannare dal nome. Il funk brasiliano non ha niente a che vedere col funk americano, quello per esempio di James Brown. È molto più simile come genere, come stile, come modo di vestire, di presentarsi al rap americano. Ovviamente però fatto alla maniera brasiliana, quindi con ritmi e con strumenti brasiliani, quindi molte percussioni per darvi un'idea. Il funk brasiliano è nato nelle favelas di Rio de Janeiro e di San Paolo, dove su una base melodica qualcuno ha cominciato a cantare o a rappare, come si dice, su questa base, su questa musica. I testi nella musica funk brasiliana sono, possiamo dire, tipici della musica rap, quindi molto provocatori, usano moltissime parolacce e con molte allusioni più o meno esplicite al sesso. Ma anche in questo caso esistono diversi tipi di funk, quindi sia la melodia che il testo può essere differente. Insieme alla musica funk è nato anche il ballo funk, dove la caratteristica principale qual è? Che ragazze, donne, bambine, insomma di qualunque età, muovono il sedere in una forma molto provocatoria. Alcuni artisti famosi di funk potrebbero essere Ludmilla, Mac Gui, Mac Livigno, Mac Guimé, perché tutti Mac non ho ancora capito, però, e Jojo Todinho. Ma anche in questo caso la lista è lunghissima. Bene, questi erano più o meno gli stili musicali che esistono qua in Brasile, quello che la maggior parte dei brasiliani ascolta. È un vero peccato che, per ovvie ragioni di copyright, io non posso mostrarvi o farvi sentire che tipo di musica, questo tipo di musica, di generi. Però ovviamente chi è interessato basta andare a cercare, che ne so io, musica sertaneja o funk brasiliano, qualcosa di questo genere, o il nome dell'artista, e potrà vedere e sentire che tipo di musica fa, che tipo di genere è e se gli può piacere o meno. Quindi a tal proposito il video era questo, spero che vi sia piaciuto, che sia stato interessante anche questo video, e noi ci vedremo nel prossimo come sempre, ok? Ciao!